Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Internet e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è questa nuova decklist con il signor Tempo Salvo. ladro maestro. Con il signor Salvo. Ditegli ciao. Dopo un sacco di tempo che c'è di nuovo una decklist del signor Salvo su GT, giusto? Sì. Cioè, Settembre. sì. Non mi ricordo quando mi ha fatto l'ultima lista, però sì, cioè, Università, Tornei Luca, terzo posto con Virtual World, ragazzi, best deck. Ditemi se volete altre decklist del signor Salvo qua sotto scrivendo hashtag ti Allora, prego signor Salvo. Edric te lo porto, Edric te lo porto sicuro. Scrivetemi hashtag ti prego signor Salvo qua sotto nei commenti se volete la decklist. Detto questo Col comunque, darmi oggi il gratificazione. caro Tempo Ladro Maestro ci porta una decklist rubata di un mazzo. Rubata da chi? Manco troppo rubata. Allora, MBT ha rubato la lista di un altro tizio che aveva fatto, che è appunto Machina FDK, e questo mazzo si incentra tutto sul millare il primo mazzo per fare tante volte Ruinforce, quindi Ruinforce dice che Aspetta, poteva. aspetta, 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 lo leggiamo dopo. Introduci semplicemente il Ok, mazzo. praticamente tenti di evocare 18 volte Ruinforce, vai a fare 4-5 volte Gustav Max e Burning. Ok, quindi questo è l'obiettivo del mazzo. Andiamo a vedere la La lista decklist. non è copiata perché la mia è diversa rispetto a quella degli MBT. Allora, la decklist vuole Outstanding Dog Mary in monocopia. Lui è fortissimo perché è la Lei normal più forte nel mazzo. è un cane femmina, è Mary. Il Doggo è fortissimo perché appunto si fa normal durante la combo. Normal lui, Linky via, vai a fare ad esempio Anima. Lui si mette in fondo al mazzo e poi con le carte spazzatura, Reasoning e Monster Gate, ti mira di tutto il mazzo e vai a evocare lui per fare FDK. Ok. Poi abbiamo due copie di Machina Cannon. Che sarà una carta del 15-18, probabilmente, vedendo quanto è Sì, vecchia. bellissimo, ce l'ho in real, l'ho ritrovato. Smintatissimo, ma l'ho ritrovato. Lui non serve a un cazzo se non essere bannato di Ruinforce, come un po' tutte le carte di sto mazzo. E Somazia è anche intitolato, oltre a Machina FDK, Reasoning Gate FDK, è intitolato Brick FDK, l'unico mazzo che riesce a vincere con 28 brick, quando i brick sono forti. Poi abbiamo 3x di cittadella. Nemmeno Mac Infini Treno gioca 3x di cittadella, ragazzi. Ma questo mazzo sì, perché è un FTK e non deve avere senso. Qui anche questo è solamente per Ruinforce come un botto di Roma. E poi abbiamo Ruinforce, appunto. Tutto si basa su di Allora, lui. sì, tutto il mazzo si basa appunto su Reinforce. Reinforce è fortissimo perché è la nuova carta uscita in Birth of Destiny, ultra rara, compratela. Praticamente Reinforce dice che possiamo bannare, si può rievocare dal cimitero bannando un totale di mostri il cui livello sia 12. Quindi, giocando tantissimi livelli 12, lo facciamo abbastanza facilmente. Quindi capite bene che se noi milliamo tantissime carte di livello 12 o comunque mostri che abbiano 7, 10, cioè che facciano 12 in generale o superiore, e ne milliamo 2 di Ruinforce, ne bastano, possiamo tranquillamente fare FDK perché lo riborniamo 18 volte, andiamo a fare Gustav Max tutte le volte e andiamo a burnare appunto. Lui è a livello 10 anche, quindi è ancora più sinergico con appunto Gustav Max. Poi un bellissimo 3x di MechLord Astro Mechanical. Livello 12. Livello 12, mi piace. Vabbè, come tutti gli altri non può essere evocato Eh sì, vabbè, perché normalmente, ovviamente se tolgo abbiamo per Monster Gate. ovviamente esatto, non deve cozzare. E 3x del TG alla barda cannone Assault Mode, insomma, lui, che avete visto nella decklist TG già tempo fa. Che Ah, hai fatto vabbè, è. la questi Sì, l'ho fatta. E vabbè, in giri. ogni caso è un mostro che non può essere normalato o posizionato, quindi ci sta. Ovviamente, 3x di Drytron, Meteornis, Draconidis, perché? Perché non può essere normalato. Neanche Drytron utilizza il loro 3x3 e uno dei due non li utilizza proprio. E poi il 2, no, 3x di Quadrantids, vabbè, lui, insomma. Poi Esatto, fortissimo. Reparto magie, Colbert Grave perché moriamo alla mono KT, giusto? Sì. Ashe su Monster Gate.
Passo. Oddio, se hai reasoning puoi fare Vabbè. Monocopia di Card Destruction, perché se default. facciamo Mulligan, quindi è forte. Sì, comunque è forte perché scartare tutta la mano in sto mazzo, cioè se parti brick, 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 hai solo mattoni, fai da card destruction, scarti tutto, peschi 4, sperando che tu abbia un modo per poi millare altre robe, quelle 4 carte che hai scartato sono comunque forti al cimitero. Vabbè, sto vedendo una cosa che mi sta. Vabbè, Into the Void, monocopia. Vabbè, poco da dire, giochi a 39. Tre perdi left arm offering. Dio santo, da quanto non vedevo sta cosa? Ragazzi, reasoning è forte. Oggettivamente è forte. Se non hai target nel mazzo, ancora di più. Io non ho parole, veramente. E poi abbiamo tre perdi redeployment, perché È scarta forte, la Abda. carta è oggettivamente forte. Sì, A dare roba è forte. probabilmente è forte. E poi vabbè, ovviamente abbiamo le star del mazzo, che sono triplo Monster Gate, e vabbè, accompagnato anche da Mono Reasoning. Konami, reasoning a 3. Mai. Vabbè, Konami, Grass a 3. Questo mazzo è ancora più forte. Oh, standard, oggettivamente li comunque, giocherai cioè Grass. standard. Comunque è comprensibile perché il mazzo si basa su queste cose. Mono one for one perché dobbiamo Il evocare doggo. Merina, mazzo, penso. Doggo. Cioè, da quando evocare un cagnolino che non fa un cazzo è forte, boh. Anche lui da bode, eh? Quindi ancora mai shoppate bode. E poi Konami. tripla Popper Up, che da quando è uscita sta carta la Konami non ha avuto idea di che cazzo ha fatto perché la vedo solo in FTK sta roba. La cerco, ragazzi, se avete 3 pari di Popper Up, scrivetemi. Vendetela a 40 euro il playset. Mono Vaffanculo. Upstart, perché giocare a 39 è bello, ma giocare a 38 lo è di più, e Esatto, Overdrive. che è fortissimo, perché ti ricicla Gustav. Eh sì, serve solo a quello, hai soltanto quello per riciclare Gustav praticamente. Reparto Hexadeck, no, Mono Zeus, ok, va bene. Mazzo L'extra abbiamo tante robe che non servono a niente tipo e Zeus. tante robe che servono. Tipo Zeus. Perché non ci arrivi al turno 3, quindi vabbè, ok. Poi abbiamo numero 35, Revenulus Tarantula. Lei è fortissima perché se non fai FTK tu vai fare Apollusa e Tarantola. Apollusa diventa Infinite Negate. Perché? Perché con l'effetto di Tarantola Apollusa non perde mai. Cioè i counter, quindi diventa infinite negazioni di Non sono Apollusa. counter, non perde mai quegli 800 di attacco. Esatto, counter, sono fissato col DB che mette i counter praticamente. Tre perdi, Gustav Max. Fa morire da ridere sta cosa. Gustav, detto anche oltre a Brick FTK, Gustav Max FTK, Tre tanti nomi. perdi, Gustav Max. E Monoliebe, perché? Perché sì, Se vai suppongo. secondo che fai un handicap, Eh c'è sì, troppo di eh. capi. Mi pare giusto, un FTK che vuole andare secondo. Mono Access Code perché non deve essere poco costosa come lista. Mono Oh, Apollo USA. dai. Mono Apollo Non USA per arriviamo. fare la combo di Tarantola, penso. Ma varie opzioni. Sto mazzo è già meglio degli altri, ha varie opzioni. Può andare secondo, un turno e uno che non sia solamente FDK. Ovviamente affiancato ai BLS, che è stato ristampato, Secret, Ghost e Ultimate, mi pare sensata come cosa. Vabbè, BLS, poi Mascherena, perché è un'altra carta che comunque costa 10 euro in su. No, Ah, mascherina serve per la combo. ok, eh sì, perché ti levi Gustav Max, è vero. Ah, è giusto. Cerbero, perché penso che serva per la combo pure questo. No, non serve un cazzo. No, non serve un cazzo, ok. Fenice, non serve un cazzo, vero? Serve un cazzo. Unicorno? Serve per la Serve, combo. ok. Relinquish d'anima per mandare al cimitero Il Meri. doggo. E Zero Boros, che mi sembra un po' a caso in realtà. Banni tutto, FTK. Ma 18 volte reinforce la FTK. cosa divertente è che l'OTK non ci dovresti arrivare tecnicamente. Quindi va bene. Vabbè, la side. Senti, il mio Gustav 3 volte 0 boros
Fauticap tranquillamente, ragazzi. Va bene. La side è stand cioè, standard di Fabio, triplo Nibiru, tripla Droplet, triplo Darkhold, tripla Lightning Storm, mono Regieki, doppia Evelynn. Ovviamente fate la side per il vostro local o per dove cazzo Ma giocate tanto questo nessuno mazzo. giocherà questo mazzo di merda. È solo per prendere vibes di io che gioco un mazzo FTK, basta. Cioè, va bene. Il caro Fabio vi ha preparato anche una combo che Questa io... volta mi sono impegnato ieri, mentre giocavo un po' e stavo su DB Megalith, ho deciso anche di fare questa combo. Non è vero, ragazzi. Questa combo, piccola chicca, vi spiegherò dopo come l'ho fatta. Vai, vai. Non l'ho fatta con computer. DB da telefono. DB da telefono perché tu sei un vero maschio alfa. Con le mie dita grosse a cliccare quei bottoncini piccoli. Vai, vai. Ma che hai fatto? Ti sei preparato le carte? No, non ti sei preparato le carte. Ok, quindi sei partito di Popper Up, Mechanical, Monster Gate, Machina Citadel e Mary. Hai fatto Normal Mary. La Se. monocopia. Come Effetto judgment. Mary. Ne avevo fatto male perché, ragazzi, l'ho fatto col telefono. Con calma. Effetto Mary, perché? Perché boh. Vabbè. Boh, mi schiccavo, non mi ricordo. Vabbè, hai evocato Anima e adesso farai, immagino. Ok, sì, vai in fondo. Monster Gate. Ah, giustamente tu lo metti in fondo per evitare che venga scoperto ed evocato. Ok. L'ha capito ora. Vabbè, Millie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perché hai bannato Offering? Ribadisco di biadrefo. Ah, ok, l'ha rimessa nel cimitero, va bene. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, tutto il mazzo. Ancora. Ah, ok. Draconids. Ragazzi, con Dichiara calma. effetti. Fabio dichiara effetti illegali, ragazzi. È bellissima sta cosa. Vabbè, lo rimette nel cimitero e continua a millare. Ancora. Ce la farà mai? Ok. Il cimitero. Cioè, il deck è finito. Va bene. Adesso Popper Up pesco, perdo. No, allora. Sta venendo il cimitero. È speciale. Ovviamente Mary perché è evocabile di Monster Gate. Adesso banno, banno. Entra il Reinforce. Entra un altro Reinforce. Vado a sovrapporre e vado a fare. Cioè, va a fare Gustav Max. Effetto Gustav e sono 2K. Ok. Va al cimitero insieme a Mary per andare a fare Maschè Zozza. Entra il doppio Reinforce. Ruin Force ce la posso fare. Bannando altri due. Va a fare Gustav Max. Effetto Gustav Max. E da altri 2000. Di nuovo unico. Con le dita, eh. Unicorno che ha un artwork veramente bellissimo in questo caso. Banno banno. Entra entra. Doppio Gustav Max. Cioè, sì. Doppio Ruin Force che vanno a fare Gustav Max. Effetto Gustav Max. E sono 2000. Va bene. Ok. Apollo usa da 2. Effetto overdrive. Overdrive rimischierà i Gustav Max. E il cannone per non perdere i top deck. Ah no, perché devi pescare, giusto. Mi ero dimenticato che sta carta pescava pure. Ma pesca uno, sì? Sì, ok, pesca uno. Ancora, non Banno, credi alla mia banno. buona fede. Evoco, evoco. Vado a fare Gustav Max. Effetto. Perché l'hai tributato? No, prendere. Vai avanti. L'hai tributato, vabbè. GG, Dio, Candy B fa da shell fa cagare. Ok, va bene. E poi lascia il duello. Va bene. E niente, questa era la combo di questo mazzo molto bella. Ovviamente senza avversario. Con un avversario, questo mazzo, Fabio, quante possibilità ha di arrivare effettivamente a FTK? Mentirei dicendo zero. Ho visto un replay.
di un tizio che ha battuto Dragonlink con sta merda. Quindi io ci credo, sto mazzo può passare in meta. Vabbè, perché non si è preso Ashe su Monster Gate? Perché precisiamo, se ti prendi Ashe su Monster Gate hai perso. No, il tizio ha breccato, non ha fatto niente, è una venta. Appunto, non si è preso Ashe su Monster Gate e quindi rip. Vabbè, nel caso, buon, cioè. Avete consigli? Non datemeli, perché tanto vi butto veleno addosso. No, non Vabbè. so, beh, Ragazzi, FTK, cioè che vi devo dire, al massimo Fabio si metterà di buona volontà e vi porterà una decklist di Cupid Beach FTK, al massimo, perché questo non mi sembra tanto serio come mazzo. Allora, gli unici 3 FTK veramente seri per ora sono Lirulisk, Dino e Dark Warrior. Dark Warrior l'ho già portato nel mio. Vabbè, in ogni caso, Ragazzi, comunque, seguitemi. ditemi che cosa ne pensate di questo FTK, tra virgolette. E niente. Ash passo. Fabio, hai qualcos'altro da dire per concludere il video? Mi dovrei preparare ogni volta per concludere i tuoi video, ma non ci penso mai, anche perché ho altri pensieri in testa. Cosa concludere sto video? Boh, non lo so, sinceramente, ma te l'hai visto quel coglione di Vergence di Gaming Tonight?